non c'era in lui il dilettantismo fantastico, riteneva anzi di essere sprovveduto di quel genio fantastico che pure accompagna alcuni scrittori. Il suo talento nasceva dall'intelletto, da un intelletto nutrito di una infinità di letture e ossessionato dal fatto che la storia era andata nel peggior modo possibile, riscrivendola quindi la controstoria, il contropassato prossimo, otteneva il risarcimento letterario, il risarcimento morale anche, di offrire ai suoi lettori un altro modo che il Novecento avrebbe potuto avere per svolgersi. Ecco il capriccio, la bizzarria, la stranezza che i lettori si trovarono a valutare. E va detto, nonostante fossero lettori di eccezionale qualità, come Calvino, appunto, come Sereni, bocciarono, ecco, questa sfida, la ritennero non tanto empia, erano in grado di comprendere la profondità e anche la bellezza intellettuale di questo gioco, la ritennero impervia per i lettori, la ritennero troppo difficile, troppo disorientante per lettori che erano stati educati anche ad una letteratura facile, come molta della letteratura, una letteratura anche che Morselli riteneva di conforto, come la letteratura resistenziale, un'epica, quella della resistenza, che tranne qualche eccezione veniva a confortare, a consolare un popolo della sua sconfitta e a non aiutarlo ad un esame di coscienza. Ecco, capirete anche che in questo tipo di cultura la pedagogia di Morselli è una pedagogia severa. Quando dice, ritorna molto spesso questo termine, esame di coscienza, senza bisogno che citi Serra formula l'esame di coscienza e poi attraversa tutto il Novecento e ciascuno lo adopera come vuole e a modo suo. L'esame di coscienza che è mancato al popolo italiano nel passaggio traumatico, ecco, dalla Seconda Guerra Mondiale alla pace. Ecco, questo scrittore solitario, questo scrittore con l'arte ma senza parte, senza schieramento, senza partito. La solitudine in Italia è anche un limite, ve soli, guai ai soli. È un paese che prescrive il beneficio delle alleanze, ecco, sotto tutti i profili, governativi e anche individuali. Morselli è veramente l'uomo solo. E come tale, un uomo solo che propone questo tipo di letteratura senza altri appoggi, viene immediatamente scartato. Vedete, ho citato due libri, ora ne aggiungerò altri, ne ha scritti tanti altri, è una biblioteca quella di Morselli, una vera e propria produzione seriale, ecco, pur nella novità continua, perché non ha mai riscritto lo stesso libro. Non ha mai trovato un aggancio per un tema che potesse fornirgli una prosecuzione. Non c'è mai un sequel. C'è sempre qualcosa di diverso, anche se in comune il tema è quello della storia, della grande storia e della critica portata alla storia con la S maiuscola.
alla divinità della storia. Non è la critica ai libri di storia, è proprio la critica alla storia e come si è svolta. Nel tentativo di sperimentare dei possibili storici, di qui anche il titolo che abbiamo dato alla sperimentazione dei possibili, con lo strumento, certo, della narrativa. L'esordio è stato con il testo filosofico, ma il testo filosofico selezionava un pubblico troppo ristretto. La filosofia non arriva e non può arrivare a un pubblico vasto perché non lo consente la sua forma per definizione esclusiva. E non c'è democrazia che tenga, ci sono certe forme di espressione che sono pur sempre forme di nicchia. Bisogna essere anche consapevoli di questo per non fare delle battaglie don chisciottesche. La filosofia è un linguaggio che non perviene, solitamente non perviene ai pubblici, non perviene alle masse. È un linguaggio sempre più ristretto, sempre più circoscritto, sempre più specialistico, anche come la poesia, nonostante appaiano fin troppi libri poetici, ma la vera poesia è un fiore di serra, che non può far sentire la propria voce nel grande rumore a cui siamo abituati. La nostra cultura è una cultura dove i boatos, i rumori, anche di chi in un certo senso la spara più forte, perché è una cultura basata sulla sorpresa, sullo sconcerto, sullo sgomento, sullo scandalo. Per cui queste voci, ecco, le voci che hanno bisogno soltanto di riflessione, che hanno bisogno di meditazione, che hanno bisogno del concerto mentale, e anche la poesia è un linguaggio speciale, non trovano spazio. Andrebbero, di fatto è così, protette, e infatti in un certo senso lo Stato le protegge. Davvero, è il caso di dire che ci sono certe forme di cultura a rischio di sparizione, di cui lo Stato si fa carico, non soltanto il pensiero filosofico, la poesia, ma pensate tutta la cultura classica. La cultura del latino e del greco è in una fase, soprattutto la cultura greca, in una fase quasi di dissipazione, di dissoluzione. È una riflessione sul momento che stiamo attraversando e che in qualche modo Morselli aveva anticipato, senza essere un profeta, ma scrittori intellettuali di questo livello hanno percepito questo passaggio, questo passaggio proprio di capo-orma fra le culture e la crisi dell'umanesimo, che è evidente. La crisi del nostro umanesimo, messo da parte, per certi aspetti degradato ad una forma inutile e inerte di cultura dilettantesca, a fronte della egemonia che nessuno poi vorrebbe mettere in discussione di fatto della cultura scientifica. Io non conosco un umanista intelligente che metta in discussione la scienza, mentre molto spesso si leggono delle affermazioni di scienziati sulla cultura umanistica che non mostrano la stessa attenzione. Ho letto in una prosa recente appunto un articolo sul Sole 24 Ore in cui si sosteneva che chi oggi cita un autore che preceda Darwin è destinato all'emarginazione. Allora noi che citiamo Platone siamo tutti al di fuori di una
di una, come dire, consapevole conoscenza del presente. E questa crisi della cultura umanistica c'è ed è una crisi da prendere seriamente in considerazione, perché anche gli umanisti devono metterci del proprio, ecco, nel fare anche un esame, ecco, di coscienza, anche in questo caso. Morsedi, questo è uno dei temi. La cultura letteraria, la cultura filosofica, la cultura speculativa, che si confronta anche con la cultura scientifica, cercando di trovare quel ponte di aggancio, di interrelazione, che per lui era sostanziale alla continuazione del genus, del genus umani, quello che poi in realtà alla fine si dissolve. Quindi il suo è un umanesimo critico molto accorto, molto... una sentinella vigile, molto critico nei confronti della letterarietà italiana e della retorica italiana. Quello spirito tedesco, quel rigore filologico, quell'ordine, quel metodo, che lo fanno sembrare veramente un austro-ungarico, anche nel... quasi il rigore della sua divisa nei confronti di un paese che è il suo, ma da cui si sente fin troppo lontano. L'umanesimo come chiacchiera, l'umanesimo come vaniloquio, l'umanesimo come enfasi, lo trova come il male che ha aggredito la cultura dei letterati italiani, ma anche lo stesso linguaggio ha aggredito la politica, ogni forma di espressione pubblica, e ha invaso anche l'area che avrebbe dovuto essere intangibile della sacralità vaticana, il latino sostituito dal volgare. La messa in latino, ecco, che viene sacrificata alla volgarità dell'eloquio democratico. Dobbiamo prendere questo, questo è anche un conservatore polemico, uno scrittore che ama provocare il suo lettore, un conservatore però capace anche, come vi ho detto, ecco, di rinnovare i quadri stessi della storia. Roma senza Papa, forse fra i libri fra i romanzi di Morsedi, questo, quando apparve, suscitò la maggiore attenzione, anche perché era il primo. Immaginate, uno scrittore che non aveva pubblicato nulla, di cui si ricordavano soltanto alcuni colleghi lontani, che lascia un baule, letteralmente un baule pieno di libri, come quello che ha lasciato Pessoa alla sua morte. Hanno aperto questo baule, non finivano mai, ecco, le scritture di questi scrittori solitari, appunto, che si rivolgono al mondo di dopo. E il Corriere della Sera, con Giulio Nascimbeni, mi ricordo un articolo, perché è uscito nel 1974, quindi in qualche modo appartiene anche alla nostra autobiografia di lettori, no? La nostra autobiografia di scrittori. Ecco, disse che era la grande novità della letteratura italiana moderna. I lettori furono incuriositi in quell'anno, in quella metà degli anni 70, dal leggere cronache di un futuribile Vaticano.
Come sapete, il Vaticano è uno dei, è come l'Unione Sovietica di una volta, gli osservatori dell'Unione Sovietica si chiamavano sovietologi ed erano dei giornalisti specializzati, erano quelli che riuscivano a capire che cosa si nascondesse dietro l'accento di un segretario generale, che cosa si nascondesse dietro un raffreddore di un altissimo funzionario del Partito Comunista, i segreti, ecco, del Cremlino. Il Vaticano, anche come lo vede Borselli, è un grande Cremlino sacro, ma allo stesso modo in cui il comunismo è una grande chiesa, è stato detto varie volte, Borselli lo ripete più volte, e quindi un ex comunista assomiglia a un ex prete, comunista una volta, sempre comunista, comunista, prete una volta, sempre prete, oppure spretato, con quell'odore di sacrestia, politica nel caso del Partito Comunista, religiosa o liturgica, ecco, nel caso di un sacerdote, che non viene mai meno, sono le istituzioni totali. Quindi la curiosità di leggere il romanzo di questo vaticanista. Ora, nel 1974, quello che colpisce è la evidente crisi di rapporto tra il Papa, il pontefice che viene da lontano, e anche qui, anche Bergoglio, la prima cosa che ha detto: vengo da molto lontano. Con la differenza però che Borselli si dichiara antigesuitico e quando parla della Compagnia di Gesù e quando parla delle strategie gesuitiche dice: mi sento sempre più pascaliano, quindi antigesuita. Ma questi sono quasi i dettagli. Ecco, là dove la previsione prende è la crisi del rapporto tra il vertice, tra il pontefice e il grande corpo che gli sta intorno. La solitudine del Papa, una solitudine accentuata dal fatto che questo Papa, Giovanni XXIV, decide di lasciare Roma, Roma senza Papa. Il vero trauma è questo per i romani. I romani forse non sono mai stati cattolici, erano papisti perché il Papa era Roma, perché il Papa dava a Roma quel prestigio di caput mundi che gli imperi terreni non erano più in grado di garantire. Ma l'offesa maggiore viene al fatto che questo Papa, che questo Giovanni, ascetico, monaco, totalmente lontano dai beni terreni, povero nel vestire, povero nella fantasia liturgica, questa povertà liturgica, questa essenzialità nel fasto, gli viene duramente rimproverata. Gli italiani amano della Chiesa il fasto, amano della Chiesa il grande rito, amano il latino anche se non lo comprendono. Non amano un Papa che impoverisca il mondo. Questo è il tema del libro. Una lunga analisi intorno a questa scelta ascetica della Chiesa e il rifiuto che il popolo di Dio mostra nel momento in cui la Chiesa ritorna nel suo vertice a forme di monachesimo medievale. Una lunga analisi, divertita, piena di dettagli. I preti qui vengono descritti ammorbati da una epidemia, quella dell'intellettualismo. Non sanno più credere,
avevano imparato dagli intellettuali laici il discorso dell'intellettualità laica. Prima vi dicevo, non credono al diavolo e l'hanno sostituito con le crisi isteriche o con le crisi nevrotiche da affidare ad uno psicanalista o ad uno psichiatra. Se pensate a una, io credo che Nanni Moretti abbia letto questo libro, perché vedendo ne sono regista colto, regista curioso, ci sono molti elementi morseliani nel film,